Se sei qui è forse perché hai visto un mio video intitolato Le 5 cose che devi sapere prima di passare su DCS. Visto il successo di questa rubrica, beh, oggi ti propongo le 5 cose che forse non sai su DCS. La cosa importante di questo video è il fatto che non devi installare assolutamente nessun tipo di plugin. Sono tutte cose che trovi già all'interno di DCS e che ti permetteranno di fare voli sempre più avvincenti e in un certo senso che ti aiuteranno a svolgere tutte le tue missioni. I primi quattro punti sono estremamente semplici e anche un neofita può trarre vantaggio da queste quattro prime cose molto piccole, ma che ti serviranno soprattutto durante il volo. Il quinto punto, beh, è un pochino più da smanettoni. Si tratta cioè di una particolarità che abbiamo sul Mission Editor che può risultare molto interessante soprattutto in alcune situazioni, oppure che ti farà avere il tuo aereo personale. Zitti un po', zitti un po'. Ragazzi, guardate lì! Momento memorabile. Ragazzi, in cielo c'è lui! È lui o non è lui? È lui o non è lui? Certo che è lui! Il punto 3 e il punto 4 sono legati tra di loro e ti permetterà di avere una implementazione particolare per ogni scenario in funzione del tipo di aereo che utilizzi. Bene, come sempre, tutto questo lo vedremo subito dopo la sigla. Buongiorno pilota o buonasera a te. Oh, dai, su. Calmo, stai calmo, pipì. Buongiorno pilota o buonasera pilota, a seconda di quando vedi questo video. Io sono Lorenzo e benvenuto in un nuovo Air Caffè. Oggi parliamo delle 5 cose che forse non sai su DCS. 5 piccole chicche che ti possono aiutare nelle tue missioni e nei tuoi voli, sia online che offline. Come sempre, prima di cominciare, beh, ti invito, se non l'hai ancora fatto, a lasciare un bel mi piace, a iscriverti al canale spuntando anche sulla campanellina. Ti ricordo che è possibile supportare questo canale attraverso i tuoi acquisti su Amazon partendo dal link qui sotto in descrizione, oppure valuta la possibilità di abbonarti al canale al costo di un normalissimo caffè. Recentemente poi ci sono anche i super grazie, ti basta cliccare sul cuoricino. Bene, vediamo le 5 chicche molto utili e che forse non sai per Digital Combat Simulator. Quante volte ti sarà capitato di dover cambiare al volo una periferica? La cosa che mi fa sempre impazzire a me è quando mi dimentico di lanciare il programmino del Trackier. Fino a poco tempo fa dovevo spegnere tutto il simulatore e poi riaccenderlo e conoscete i tempi di avvio del simulatore. Oggi c'è un piccolo tastino che ti permette con un semplice clic di andare a ricaricare tutti i profili delle tue periferiche di volo. Per farlo basta andare su Esc, Adjust Control, Rescan Device. In questo modo non devi più spegnere e riaccendere il simulatore, ma ti basta appunto questo semplice tasto per ricaricare i profili. Libidine!
anche tu sei al corrente di quante livree sono presenti sul sito della Eagle Dynamics, ad esempio per l'F18 o per l'Harrier o semplicemente per il nuovissimo AH64D. Ma come si fa a installare una livrea? In realtà questo è estremamente semplice. Basta andare su C User, nome utente, Saved Games, DCS Open Beta. Qui mi fermo un attimo, dico DCS Open Beta perché io utilizzo DCS Open Beta. Se vuoi sapere perché, beh, ecco, ti lascio qui un video che spiego perché utilizzare DCS Open Beta. Se non usi la Open Beta, beh, troverai sicuramente DCS World. C User, nome utente, Saved Game, DCS Open Beta, Liveries, nome dell'aereo. Il nome dell'aereo deve essere esattamente quello che richiede il simulatore. Per sapere qual è il nome esatto da inserire, bene, basta seguire questo percorso. C, due punti, Program File, Eagle Dynamics, DCS World Open Beta, Mods Aircraft. Qui avrai i nomi esatti degli aerei che hai installato, che ti basterà copiare e mettere appunto nella cartella Liveries. All'interno poi della cartella dell'aereo andrai a mettere la livrea che ti interessa, anche dentro una cartella ulteriore. Passiamo al famigerato punto 3 e punto 4, che come vedrai sono collegati tra di loro. Il punto 3 e il punto 4 riguardano le kneeboard. Che cos'è una kneeboard? È fondamentalmente il cosciale. Il cosciale è richiamabile attraverso il tasto Shift destro più K. Nel cosciale hai un sacco di informazioni per il volo e sono divise in due parti. Le kneeboard per quanto riguarda il teatro dove ti trovi e la kneeboard riguardante l'aereo. Solitamente per DCS, quando lo acquisti, hai soltanto la kneeboard del teatro del Caucaso. Ma come sai, sono state prodotte tantissimi altri teatri, come la Siria. Come faccio ad avere una kneeboard particolare, ad esempio, per le Malaya? Io, ad esempio, ho trovato questa, ti lascio il link in descrizione così la puoi scaricare anche tu, che è molto bella e molto ben fatta. Ma dove va installata per vederla soprattutto e soltanto quando volo sulle Mariana Island? Il percorso è molto semplice. C, due punti, Program File, Eagle Dynamics, DCS World Open Beta, Mods, Terrain, Mariana Island, Kneeboard. Può succedere che la directory Kneeboard tu non ce l'abbia. Basta semplicemente crearla esattamente con questa dicitura. E una volta premuto Shift K, ritroverai direttamente sul tuo velivolo. Adesso vediamo le kneeboard riguardanti il velivolo. Io ad esempio ho trovato per l'F18 delle kneeboard molto interessanti, soprattutto perché mi spiegano qual è la procedura da fare per l'avvicinamento alla portaerei, case 1, case 2 e case 3. È molto utile averli direttamente a bordo senza dover cercare nei fogli, perché appunto la visione è immediata. Queste stesse kneeboard le puoi trovare qui sotto nel link in descrizione e ti garantisco che sono fatte estremamente bene. Il percorso esatto è C2 punti, user, nome utente, Saved Games, DCS Open Beta, Kneeboard, F18C Hornet. Ovviamente tutti i nomi corretti degli aerei li vai a rivedere al punto 2.
Che cosa lega il punto 3 al punto 2? Il fatto che tu puoi associare in questo modo, con questi percorsi che ti ho dato, ad un determinato scenario un determinato tipo di aereo. Faccio un esempio. Se io voglio volare con le Mariana Island direttamente sull'F-18, mi basterà caricare Mariana Island e F-18 per avere le cleanboard del teatro e quelle dell'aereo insieme. Se cambio ad esempio aereo, io avrò di nuovo Mariana Island e ad esempio la H-64D. In questo modo non dovrai mai più toccare queste due cartelle, questi due percorsi per caricare quello che ti interessa. Il punto 5, come ti ho detto, è un po' da smanettoni. È cioè per coloro a cui piace mettere le mani nel Mission Editor. Se sei completamente a digiuno del Mission Editor, beh, vai a vedere i video che avevo fatto. Sono veri e propri tutorial che ci parlano da zero come andare a programmare una missione. Il punto 5, vediamo che c'è la possibilità di inserire una password ad hoc per ogni aereo che andiamo a installare nella mappa. Questo a cosa può servire? Beh, la cosa più semplice, mi verrebbe da dire, è per avere il proprio aereo personalizzato quando si vola online. Ma io credo che la particolarità di questa password serva soprattutto quando si va a utilizzare i trigger. Chi ha visto i miei video su Twitch sa benissimo che quando vado a editare una missione mi lascio dei trigger tutti per me. Fino ad ora chiedevo gentilmente alle persone che volavano di me di non andare a toccare mai il menu Other. Oggi, con la possibilità di mettere una password per un aereo in particolare, posso crearmi il mio aereo personalizzato, metterlo dove voglio e soprattutto avere soltanto su quell'aereo la possibilità di avere il menu Other. In questo modo sono sicuro che nessuno andrà a toccare i miei trigger. Capisco che è una cosa molto tecnica, ma se ti interessa che io sviluppi di più questo argomento, beh, dimmelo qui sotto nei commenti in modo che io ti possa fare un tutorial ad hoc. Per mettere la password è molto semplice, basta andare sul Mission Editor, posizionare un nuovo aereo, mettere la spunta su flag e poi inserire la password che vogliamo. In questo modo questo aereo lo utilizzo solo io. Se vuoi che io ne parli un pochino più dettagliatamente, allora beh, lasciami un commento qui sotto in modo che io lo so e quindi posso farti un tutorial ad hoc. Se hai scoperto delle piccole chicche, delle piccole particolarità su DCS che casomai io non so, allora scrivimelo qui sotto nei commenti e posso proporti un altro video delle 5 cose che forse non sai su DCS. Bene, anche per oggi è tutto. Happy Landings by E-Light. Ciao, alla prossima!